parlarvi del progetto Hyperloop. Hyperloop è un progetto che è stato condotto da degli italiani all'estero, ovviamente all'estero, che si basa su dei treni che viaggiano a levitazione magnetica. Sì, dei treni che viaggiano su levitazione magnetica all'interno di un tubo. E questi treni sono capitanati, questo progetto è stato capitanato da Elon Musk, ok? E in mezzo ci sono degli italiani, ma non in Italia, all'estero. Allora, questo progetto principalmente è in grado di collegare Roma-Milano in soli 15 minuti, ok? E qual è il fatto? Il fatto è questo, ragazzi. Vedete sto treno dietro di me? Questo treno a vapore? Allora, questo treno a vapore, vedete queste ruote, queste molle, questi cingoli? È tutta roba che crea attrito. Quindi, creando l'attrito sui binari, ovviamente non avrà le prestazioni di un aereo che qua di un treno che è quasi sospeso sui binari per un certo principio di levitazione magnetica. Ok? Quindi vedete tutta sta roba qua? Questo qua crea attrito. Lo vedete? Questo crea attrito. La molla crea attrito. Questo crea attrito e quindi ovviamente non potrà avere queste performance così elevate. Anche se noi andiamo nei treni più evoluti, questo qua vedete? È un treno di vecchia data. Ma se andiamo anche in quelli un po' più evoluti, da questo lato qua, vedete che ci sono sempre le ruote, le molle. Lo vedete dietro di me? Ruote, lo vedete? Le molle, i compressori pneumatici, queste cose qua creano tutto attrito e anche vibrazione. Quindi, viva l'Italia che sta creando con Elon Musk questo grande progetto di treno a lievitazione che collegherà Roma, Milano in pochissimi minuti, anche se questo progetto verrà fatto a Dubai, ok? Quindi è tutta una questione di attrito. Togliamo le ruote, è come se togliessimo tutta sta parte qua, ok? Ragazzi, io vi saluto, sto video l'ho fatto così, mi è venuto di farlo così, in mezzo a due grandi treni, due grandi capolavori italiani. Io vi saluto e vi aspetto per il prossimo video. Boom!